Spingiamoci due dati così. Quello che faremo per un altro spettacolo. Sì, si spera. Io mi fermo se no, cattivissimo. Perché se ci sono cellulari che vanno. Facciamo sempre l'annuncio. Sì, lo so, ma la gente non ne frega niente. Però invece guarda, il primo spettacolo è stato un po'. Però tutti gli altri. Allora, buonasera a tutti, come sempre facciamo. Questi piccoli interventi prima dello spettacolo per riuscire anche a comprendere quello che poi andremo a vedere la sera, e quindi grazie agli attori, ai registi, un regista però anche tutti gli altri che sono stati, riusciamo a fare queste cose che per noi sono molto importanti. Di solito ci sono più persone, però oggi abbiamo già detto tutto. Quindi ringrazio Ottavio Piccolo e Silvano Piccardi, che oltre appunto ad essere attori in uno spettacolo è anche Ottavio insieme a Cazzurra, produttrice dello spettacolo, e Silvano è anche regista dello spettacolo. Spettacolo scritto è una cosa bella, una cosa artigianale. Certo. Ancora c'è un lavoro artigianale anche nel teatro, quindi meno male, speriamo che continui ad essere così. Il testo è di Stefano Massini, drammaturgo importante, insomma, contemporaneo, direttore artistico del Piccolo di Milano, testi molto attuali sempre sul teatro civile o comunque contemporaneo, testi molto belli e molto immediati. E ormai un sodalizio, Ottavio. Sì, io ho fatto questo, il quinto testo di Stefano. Con Silvano abbiamo fatto come attori tutti e due Processo a Dio, e poi invece Silvano ha fatto il regista di un altro testo di Stefano Massini, che è Donna non rieducabile. Quindi ormai Massini è entrato nella nostra famiglia, nella nostra vita, e ovviamente sai, quando si incontrano dei testi, nel caso mio, che corrispondono, che sono quello che avevo voglia di fare, adesso mi prendono un po' in giro perché io praticamente sono 10 anni che faccio solo testi di Massini. Altri che mi hanno proposto non mi piacevano, faccio quelli di Massini che mi piacciono. Cioè, assolutamente, come dicevamo prima. Mi pare la logica di questo mestiere è che, a parte che è il nostro mestiere, quindi ci serve anche per mangiare, però diciamo che arrivati a un certo punto della nostra lunga storia professionale, poi uno riesce a fare anche le cose che gli piacciono, soprattutto le cose che gli piacciono, perché non c'è ragione di andare in giro e non essere convinti di quello che si fa. Questo testo poi Silvano è più bravo di me a parlare dei testi, io parlo No, anche perché il testo, chiamandosi Enigma, non si può spiegare. Qui, se voi volete sapere qualcosa del testo, dovete venire a vedere lo spettacolo stasera, noi non ne possiamo. E tra l'altro non ci capirete niente comunque. È un enigma. No, anzi, è un testo che ovviamente si presta a diverse letture, diciamo una più immediata, che è quella proprio. Fra virgolette, non c'entra niente, ma chi è l'assassino? Ecco, non c'entra niente, non c'è nessun assassino, però per sapere chi è e che cosa sta succedendo. Poi ovviamente l'argomento, come sapete, si svolge a Berlino 20 anni dopo la caduta del muro, con tutto quello che c'è stato prima e quello che, il risultato di quello che c'è stato prima. Questo è un testo che avevamo già incontrato Silvano e io nel 2010, cioè appena Stefano l'aveva scritto, perché Stefano Massini l'ha scritto proprio in occasione dei 20 anni della ricorrenza dei 20 anni. Infatti della questo è indicato anche nello spettacolo, cioè proprio Berlino 2009. Per dire che insomma c'è un
anniversario, che è quello della caduta del muro, e l'avevamo fatto in mise en espace, l'avevamo soltanto letto al teatro dell'Università Ca' Foscari a Venezia, e c'era rimasto un pochino così, perché era, c'era piaciuto, però sai, farlo in lettura due sere è stato un vero peccato. E allora, quando si è capitata l'occasione con Arcazzurra, con Stefano, di pensare a una nostra partecipazione, Silvano e io ci siamo detti: ma quel testo lì che era così bello che l'abbiamo abbandonato, e quindi eccoci qua. Siamo in tournée già da un po', abbiamo debuttato a novembre, abbiamo fatto diverse piazze, come si dice, piazze, insomma, le piazze teatrali, e non in giro per le piazze, ma insomma noi le continuiamo a chiamare Zoom Papà, no, non più in piazza in quel modo, proprio in la piazza teatrale. L'anno prossimo lo riprenderemo, perché quest'anno abbiamo fatto una piccola tournée, insomma, non so che numero di replica siamo. Una ventina forse. Non di più. Anche perché in mezzo io ci metterò la ripresa di 7 minuti, che è sempre un testo di Massini, che abbiamo fatto l'anno passato, e poi ci sarà anche un film sempre di 7 minuti. Poi riprendo Donna non rieducabile, tanto per non farmi mancare nulla, un Massini fra un capo e l'altro, con la regia di Silvano. Quindi insomma, comunque anche noi abbiamo fatto tutti questi spettacli nei nostri teatri, quindi vi seguiamo sempre. Sì, perché so che tu non ti ricordi Processo addio a Bucine, però, perché non ti ricordi le piazze. Ti ricordi Bucine? Ecco, lo sa. Bucine, te l'ho detto io. Tu ti ricordi? Non credo, però no, ti ricorderai. Bucine è un teatro piccolino molto carino. Pioveva che Dio la mandava, questo io mi ricordo. Ah, ma lo spettacolo sotto l'ombrello. più o meno. Però la domanda interessante, visto che comunque è regista anche Silvano è regista non solo appunto di questo, ma anche di un altro testo di Massini. I testi di Massini, come dicevamo prima, sono un po' scritti anche in maniera registica, alla fine c'è già uno spettacolo che esce da quel testo, quindi è anche curioso come un regista che non sia lui stesso possa affrontare un testo di Stefano, che è abbastanza, io di solito quando leggo, abbiamo fatto appunto Credo non solo odio, Ilaria Alpi, African Requiem, sono sempre testi in cui vedi già, sono molto immaginari, vedi già l'incastro, vedi già, invece è molto interessante secondo me cosa può vedere un'altra persona sui allora, testi di Stefano. È una mia idea, questo è vero per tutti quelli che sanno scrivere teatro. Se tu leggi Shakespeare, sì, è così, se leggi Molière è così, e Stefano è uno che sa scrivere per il teatro, assolutamente. Però questo proprio è fuori discussione ed è una grande risorsa, perché è una cosa rarissima, veramente rarissima. Era per quello che perché lui riesce a scrivere di cose anche molto di grande spessore, anche molto complesse, però in una forma di comunicazione diretta che può funzionare, perché sai, per fare il teatro, per non far capire nulla a nessuno, sono proprio bravi tutti, diceva un mio scrittore, mio amico, quelli che sporcano l'acqua per farla sembrare profonda, capita spesso di trovarsi, mentre invece Stefano è molto come dice qua nella battuta sugli enigmi, niente di complicato, niente di misterioso, tutto la luce del sole. E vabbè, è bravo te, anche se sì, tutto la luce del sole, vai a farlo poi. Secondo, teatro civile, tu dici, mi piace perché l'altro teatro è incivile, cioè mi piace per contrapposizione al teatro incivile, ma il teatro è tutto civile, appunto, da Edipo. Tu fai un film, una commedia, una cosa in teatro, in Italia, su un, non dico un re, ma un presidente che scopa la madre, ammazza il padre, eccetera, eccetera, fuori un pieno, cioè non è che è un re generico. No, assolutamente.
e allora e così via. Shakespeare è tutto pieno, tutto, sì. Molière. La mia domanda era, il mio discorso era riferito a ultimamente si cerca sempre di portare in teatro quello che poi vedi in televisione, quello che la massa può capire immediatamente, e mai forse anche qualcosa che ci riguarda personalmente. Io quello che vedo in Stefano, come vedo in Shakespeare, è qualcosa che mi riguarda. Attenzione, sì, certo. Non sempre così. Due cose su questa tua considerazione. Primo, anche i classici si riguardano. Assolutamente. Nel senso che il complesso di Edipo è una cosa che fa parte di tutti noi, specialmente nei maschietti. Per cui, amen. Ma l'altra cosa è che trattare di temi contemporanei diventa facile, e questo è quello che non mi piace del teatro cosiddetto civile. Io vengo da lunga esperienza nella comune con Dario Fo e compagnia Briscola, e quando tu fai del riferimento teatrale alla realtà contemporanea riconoscibile di tutti un puro pretesto superficiale di polemica politica, di assolutamente in realtà la cosa interessante di questo ragazzaccio è che lui tratta di argomenti che tu conosci, ma li tratta da un punto di vista con una profondità che tu non conosci. Assolutamente. Anche questo spettacolo qua è enigma, perché sta in piedi nella sua enigmaticità, perché parlare della polizia segreta, dei paesi dell'est, eccetera, eccetera, poi dopo farò una considerazione se mi lasciate a parte, ma vabbè, troviamo la bandierina, una volta rossa, una volta nera, c'era quando avevamo fatto all'Umanità di Milano, avevamo fatto lo spettacolo sui desaparecidos, Buenos Aires non finisce mai, in una conversazione con delle signore del pubblico, che poi sono sempre la maggioranza signore anche stasera, perché la cultura e il teatro si regge sulle signore e anche su qualche ragazzo con i capelli lunghi, però non... Allora, quella dicevano, però fate sempre le cose sui paesi fascisti, insomma, diciamo, no? Invece su quella che è stata la tragedia dell'est, questi problemi qua, non se ne parla mai. Chi se ne parla? Ma la cosa geniale di Stefano è che non ne parla da un punto di vista appunto facilmente ideologico, piuttosto che fa una cosa che è proprio del teatro, che è proprio fondamentale, cioè analizza che cosa queste esperienze hanno sedimentato nella vita delle persone, nel bene e nel male. Cioè, per cui quello di cui si parla è l'uomo nei suoi vari aspetti, in questo caso anche antropologici, se vuoi. Per cui, attenzione, è interessante tenere presente che appunto teatro civile non significa gli slogan, significa la capacità di fare una riflessione culturale e creativa. Una bandiera, una battaglia politica, ma significa, come si diceva prima, un approfondimento, certo, casomai. Un lasciar pensare, una riflessione che fa l'autore, e se la riflessione dell'autore insieme a quelli che poi lo fanno arriva come una riflessione per tutti, vuol dire che abbiamo colto nel segno, che lui ha colto nel segno, noi a sceglierlo e anche a farlo, e a farlo in un certo modo. A proposito della cosa che diceva Silvano, ieri ho letto su Repubblica un pezzo a proposito delle frontiere di Schengen, ho letto un pezzo di Ruiz, non so se l'hai letto. Non l'ho letto, avevo iniziato a leggere, ecco, confesso, poi non so. Ecco, allora, è un pezzo di Paolo Rumiz, non so se lo conoscete, un giornalista, anche autore, perché fa sempre delle cose, va sempre a guardare, a studiare nei posti, eccetera. È uno che è nato il giorno che hanno fatto il confine tra... Lo dice lì, tra, esatto, inizio, tra, sì. Lui è nato a Trieste, tra l'Italia e la Slovenia. Nel 1947 hanno fatto finalmente...
insomma, finalmente. Quindi lui dice: io per anni sono andato in giro cercando di superare i confini, quando è caduto il muro, quando hanno levato il confine, appunto adesso quando la Slovenia è entrata nell'Europa, viva, abbiamo festeggiato, anche perché era pure il suo compleanno, quindi abbiamo festeggiato perché finalmente. Però poi alla fine fa una considerazione sul fatto che però i confini ci danno un'identità, una sicurezza, cioè si rimangia in un certo senso quasi tutta la sua cosa. E qui dice proprio una cosa che secondo me nel turbine dei pensieri ce n'è uno cui non posso sottrarmi: se non ci sentiamo più protetti dai muri esterni della casa comune, forse anche perché una parte europea non è mai nata, e qui è una cosa. Però in fondo dice: quei confini lì, bene o male, ci davano una sicurezza, un'identità. Togliere, ed è quello che succede ai due personaggi, non mi stiamo ad anticipare, però la caduta del muro ha fatto sì che due persone che hanno vissuto 40 anni, anzi sono nate dentro quella realtà, una volta che quella realtà giustamente non c'è più, è distrutta, però sono due persone senza passato, che hanno perso completamente i punti di riferimento, che non hanno più... Quando poi avevo scelto di fare questo spettacolo, la prima cosa che stupidamente mi è venuta in mente è il film Goodbye Lenin. Goodbye Lenin, certo. Non so se penso molti di voi... Bellissimo film. È ambientato proprio in questo momento in cui una signora che sta da una parte della Germania perde completamente coscienza per una malattia, per un incidente, non mi ricordo, e si risveglia dopo la caduta del muro. Quindi sta in coma per un po' di tempo, poi si risveglia dopo la caduta del muro e la prima cosa che vede è il cartello della Coca-Cola che e noi infatti dalla Massini, sua terrazza. Massini quindi... fa una citazione su questo, cioè una citazione precisa proprio su quella cosa lì. E è spaesata, non sa più dov'è, non sa, appunto, non c'è più non ha più quella protezione che aveva, un riferimento. Ma infatti la messa in scena anche di Silvano, vedrete, è... Cioè non è stato facile proprio... metterlo in scena, penso. Almeno allora, per quanto riguarda le messe in scena degli spettacoli di Massini e il fatto che sia già tutto, diciamo così, tracciato in una certa misura, allora non per tutti i testi. Ad esempio, a me piaceva la cosa interessante, proprio la lettura di un altro, cioè mi stimola la donna non rieducabile, era nato come testo per due persone ed era più in quel caso un teatro cronaca quasi, sì, cioè sì. C'erano due persone che leggevano quasi dei brani della Politkovskaja rivisti attraverso la pena di Massini, riscritta. Quando arrivò il testo là, io gli dissi non va bene, perché nel momento in cui lo fai per un'attrice sola bisogna in qualche modo rielaborarlo. Per cui ne abbiamo parlato, eccetera, eccetera, infatti è venuta fuori quella cosa là e anche lì il tipo di scelta è stato uno, una cosa che a me corrisponde personalmente, poi magari è una stupidaggine, insomma, ed è il teatro dell'essenzialità. Insomma, io non credo al teatro degli effetti speciali, ma il cinema può farli, no? Gli effetti speciali. Teatro può anche farli, ma in casi molto... Comunque, non è in questi casi, cioè nei casi in cui tu hai davvero, in questo senso, sì, un testo, cioè un percorso che è di sostanza, non è un pretesto per fare i numeri. Un testo con la parola, ma lo stesso Ronconi mi risulta, io non l'ho visto... Lehman Trilogy non ha fatto spostamenti di cose, robe, diavoli, accidenti, eccetera, eccetera. Li ha messi là e vai,
Bene, perché non è mica facile fare un teatro senza niente, è difficilissimo, non è facile. A me una delle cose più che ho imparato da ragazzino, ho cominciato, imparavamo l'altro giorno, scusate una piccola divagazione, con Randone, ero bambino proprio, e mi diceva tra le cose, insomma, ricordati che la cosa più difficile è la semplicità. Ed è vero. Ed è vero in tutto, è così. No, quello, vedere Peter Brook sembra che non ci sia la regina, no? No, no. Poi invece capisci che all'anima dei mortacci sua, cioè c'è proprio una capacità di lettura, di penetrazione, e gli attori sono il veicolo di questo percorso. Per cui, se questo è importante da dirsi, nel caso di Politkovskaya il percorso è stato di un certo tipo, in questo caso con delle suggestioni di luci che con niente indicavano degli spazi, e poi il resto è il pubblico che riesce, se la tua indicazione è efficace, il pubblico la riempie lui. Voglio dire, preferisco Morandi al De Chirico barocco, ecco, del periodo, cioè quattro linee, due colori, e hai dato un sentimento profondo. Quello là, quello dei cavalli, intendo, no? Faceva un gran casino, ma a me insomma non mi interessava. Seconda cosa, invece, per questo testo qua, qui è diverso, nel senso che qui invece proprio la scrittura ha una metrica interna che non puoi non rispettare, cioè ci sono delle battute, ci sono anche delle reazioni del pubblico che funzionano, perché c'è tanti in pompa così come è scritta, ed è perfetta, e questo lui ha anche mestiere, nel senso sì, proprio del termine. Senso una buono sera, del termine. Esatto, una sera io ho avuto fatto un po' di casino in una battuta e quel tintuntam non c'era, la reazione non c'è stata, cioè per dire, no? Sono quelle robe che ti che dicono, che sono scritte, che ti dicono scritto nel teatro comico, dice c'è la risata, e invece lì non c'è stata. Ma per dire, per cui hai un problema, che vai tranquillo, insomma, se Giuseppe Verdi ti dice che è un tre quarti, credici, perché funziona, insomma, non è che non devi dubitare. Per cui vai. E questo è molto importante, al di là della lettura di quello che c'è sotto, eccetera, eccetera. E per la messa in scena, e qui sai, puoi inventarti effetti speciali, ma chi lo sa, la pioggia, la roba, sì, poi anche, ma sono, cioè, quando dai l'indicazione, quello che basta, anzi, la ricerca di un'essenzialità, poi è un posto, è una casa povera, un po' miserabile, insomma, non miserabile nel senso dei miserabili di Victor Hugo, cioè un po' squallidina, ecco. Lo squallidino in teatro è sempre un problema, perché poi, sembra, cioè, poveretti, erano così poveri che non avevano neanche la cosa di mettere un tavolino, capito? Cioè, tutte cose scompagnate, dice Boracci. Deve essere squallido l'ambiente dello spettacolo, dei personaggi, ma non squallido la rappresentazione, certo. Cioè trovare l'equilibrio, certo. Non più ci abbiamo provato, cioè il problema fondamentale è un po' quello lì, insomma. E quindi di conseguenza, detto questo, basta, dai. No, invece vedi, ma io parlo delle cose, perché tutte cose mica me le ha dette, siamo andati così, ma non mi ha spiegato tutte queste cose. Intanto che qualcuno, se vuole fare qualche domanda, Ottavia, Silvano, su tutto, anche su altre cose, sulla loro carriera, comunque sono dei grandi personaggi del teatro italiano, e non solo, doppiatore, tutti facciamo, fanno di tutto, sono artigiani del lavoro, quindi è la cosa, tu la cosa bella. Tu hai cominciato a 9 anni, sì. Ma fregato in questo senso, io ho cominciato a 10 e mezzo, lui a 9 anni, 9 e mezzo, io a 9 e mezzo, però ne dimostrava 10 e mezzo, però c'era tutti i capelli, però una i cosa, capelli ce l'aveva tutti. Un'altra riflessione che mi viene da fare, che abbiamo comunque fatto prima, è uscito ieri indagine che è stata fatta a Milano, 25.000 abbonati al Piccolo di Milano, forse cioè più dicevano più di Inter e Milan, forse la gente ha voglia di riavvicinarsi a questa semplicità e ha voglia di pensare, di andare in un posto, vedere una cosa e non sentirsi dire veramente come va a finire la partita per forza. Ma dare un'idea, ricominciare a avere un pochino di fantasia. Speriamo. E qualche quindi anno fa, senti, in un teatro, credo milanese, la pubblicità del teatro era, teatro,
non dirò qual è, una poltrona per non pensare. Come? Per non pensare. Cioè, tu vuoi, vuoi che io vada a teatro e metta il cervello in guardaroba? Cioè, devo essere completamente come davanti alla televisione. Come davanti alla televisione. Cioè, questo è. A teatro vado per pensare, che non vuol dire ad annoiarmi. Vuol dire, cioè, non è che è perché pensare, dice oddio che noia. No, posso anche ridere, posso anche ridere, posso anche ridere per due ore. Però col cervello rido. Ma può anche non, non piacermi. Può anche non piacermi. Perché? Può anche non piacermi, può anche essere una cosa. Ma a teatro per non pensare è una contraddizione in termini. È come se prendi un libro e non leggere. Ti sei. Io lo prendo a fare. Un libro bianco. Perché a teatro per non pensare. Beh, io ho a caso un libro che ti farò vedere. Sì. Con una copertina rilegata bellissima, con su scritto in oro di non so chi. Tutto quello che gli uomini sanno delle donne lo apre. È tutto bianco. È molto carina, è molto carina, è vero. La domanda, signora. Sì. Come mai? Io mi ricordo una televisione di tanti anni fa dove passavano commedie, passava Edoardo, Dario Fo, Gasma. Le cose sono cambiate, abbiamo avuto 20 anni di regime drive-in e questo ha fatto cambiare la televisione. Qualche commedia di Massimo Ranieri è stata fatta. Ultimamente, sì. Brutte e dannate, però l'hanno fatto, se no lo devo dire, erano veramente orrendi. Ma non fa niente, sì, hanno avuto molto successo, ma non fa niente. Mi è uscita proprio dal codice. Ma non fa niente, il problema è che è cambiata la televisione. Però è anche cambiato il mondo. Allora, diciamo la verità, se adesso in qualsiasi televisione facessero le commedie come le facevano una volta, uno le può guardare solo come amarcord, non come rappresentazione del teatro che facciamo oggi. E questo è diverso. Si può fare. La nostra donna non rieducabile è stata fatta per la televisione, è venuta una su Rai 3, è venuta una cosa, Rai 2 era, è venuta una cosa bellissima. E adesso c'è un canale televisivo dedicato, Sky, dedicato praticamente, dove fanno molte cose vecchie, molte cose di oggi. Però la Rai dovrebbe, cioè Rai 5 non è sfruttata per adesso, come esatto, vabbè, però. La televisione è cambiata e la televisione non è più la mamma degli italiani come è stato per noi che abbiamo una certa età, ma perché la televisione aveva anche una funzione pedagogica che adesso non può più avere. È un centro commerciale. Adesso la televisione, noi pensiamo di guardare la televisione, in realtà la televisione è un mezzo che si rivolge a dei compratori. Noi siamo semplicemente dei numeri. Le trasmissioni televisive sono catalogate a seconda di quanto fanno comprare, di quanto fanno pagare le pubblicità. Vi dirò una cosa, oggi ho scoperto una cosa che non so se sa. E voi non lo sapete di sicuro, forse, che esiste una società che ha chiesto un contatto con Nomi Mai, eccetera, che monitorizza tutti i programmi televisivi minuto per minuto. Se nel Medico in Famiglia Banfi dice vaffanculo e in quel momento c'è un calo di audience, Banfi non dirà più da lì in avanti vaffanculo. Misurano l'indice di gradimento e la reazione del pulsante problema minuto quando, per quando minuto, cioè va a fare un culo e aumenta la il meccanismo è ormai giocato semplicemente. Allora le trasmissioni si fanno, le trasmissioni di tutta la televisione si fanno se ci sono gli spazi pubblicitari, se sono venduti gli spazi pubblicitari. Se io dico faccio Enigma su Rai 1 alle 21, nessuno spazio pubblicitario viene venduto perché
non quelli che vedono Enigma o comunque teatro o comunque insomma un certo tipo di cose non sono quel pubblico che compra. Noi non siamo pubblico televisione, siamo oggetti, noi veniamo monitorati in quel senso, se tu vedi quelle e non, questo ce lo dobbiamo mettere in testa, noi pensiamo di scegliere la televisione e la televisione sono i programmi che scelgono noi, non viceversa, perché si fa il programma per le casalinghe, tutti i programmi pomeridiani per esempio sono fatti per le casalinghe e fanno quel tipo di televisione, i fidanzamenti, le cose, gli ammazzamenti, quel tipo di televisione. Lo stesso Sanremo non ha più senso. No, non ha più senso perché chi c'è di sponsor? Chi lo sponsorizza? Allora, se poi una trasmissione, faccio per dire, Fabio Fazio, ha la forza, perché è diventato così importante che raccatta un sacco di pubblicità e quindi può imporre lui quello che si fa, altrimenti si fanno i canali tematici. Rai 5 è un canale tematico e non ha bisogno della pubblicità, per cui per tornare alla cosa, quella televisione lì che si faceva una volta non si può fare. È anche vero che se facessimo le commedie riprese dal teatro come si facevano una volta, dopo 3 minuti lei cambia canale, non dice no ma che palle, non è possibile, ma che noia, non si fa così, perché il teatro va fatto, il teatro va visto in teatro e certe cose si possono fare ma fatte apposta per questo. Se no sono come fanno giustamente per esempio le prime dell'opera, fanno la Scala, l'altra sera ho visto una cosa, sì, sì. Ma allora quello è un documento, io siccome non ci posso andare alla Scala la vedo in televisione, ma a parte che appunto non è la stessa cosa, è diverso, si potrebbe fare anche con la prosa, ma il pubblico, non c'è abbastanza pubblico per quella roba lì. È tutto così, è tutta poi una questione. L'ultimo che è riuscito a usare, forse anche lui, che è riuscito a usare la televisione facendo per la televisione i suoi lavori teatrali è stato Edoardo, che sì. In televisione funzionava perché lui. Beh, ma faceva anche un tipo di teatro diverso, anche adesso sì. le commedie di Edoardo forse non se ne farà un altro, non si fanno più come le faceva Edoardo. Quindi, insomma, il teatro poi. Come sappiamo è anche cambiato, è una secondo me delle forme, l'espressione che cambiano sì, di più. Ma poi la ripresa dal teatro, delle cose di teatro in televisione, cioè io lo dico anche ai ragazzi, scusate, se io in teatro devo dire cara mi sposi, io ti amo disperatamente, questa battuta che è molto intima, molto, molto, molto fra due persone vicine, deve risultare intima, molto intensa fra due persone vicine, però passando dalle orecchie dell'ultimo che sta in cima alla galleria, all'oggione, per cui c'è sempre una carambola. Cioè la reazione tra i personaggi in teatro passa attraverso la possibilità che questa relazione sia attraversi la sensibilità, le orecchie e l'attenzione di chi sta là in cima. Per cui c'è un modo di porgere queste cose che non è immediatamente il fatto che due si parlano da vicino o si bisbigliano nelle orecchie. Io mi bisbiglio, ma devo farmi sentire da lassù. Adesso si usano i microfoni, ma la cosa non cambia di molto, perché comunque gli spazi sono fondamentali. Ma anche il pubblico che è lì è fondamentale, nel senso in televisione non c'è questa necessità. E infatti televisione è tutta un'altra cosa. È tutta un'altra cosa, è per quello che dici va fatta una regia apposta, non c'è la necessità. La necessità cioè, di farsi sentire. In quel momento. Cinema, ma non solo di farsi sentire, ma anche di relazione. Nel cinema e nella televisione l'attenzione, l'orecchio e gli occhi dello spettatore sono la telecamera o la
cinepresa, per cui se io faccio un primissimo piano di Ottavia, gli occhi di Ottavia, basta, mi avanza, anche se non parla, però in teatro il primo piano a volte c'è, ma c'è però in quella forma là, sono cacchi, non è mica facile. No, è un'altra roba, la cosa bella che in teatro, oltre ad essere il protagonista anche lo spettatore, è protagonista anche quello accanto allo spettatore, nel senso tu sei comunque partecipe di una cosa che sta succedendo, quindi ogni sera è una cosa diversa, ogni sera si vedrà una cosa diversa. Ma, si instaura col pubblico, c'è una, un patto che si crea. La gente che si siede in platea sa che quello che noi stiamo facendo lì è tutto finto, però il patto è finto, ma voi dovete pensare che è vero. Se io vi dico che sono su una nave in tempesta, voi non è che dite no, ma scusa, la nave in tempesta, stai su un praticabile, che dove la nave, fai così con la vela, non è una nave in tempesta. No, ma se io vi dico che sto su una nave in tempesta, voi ci credete. Però è bella, è bella questa così. Cosa perché, per esempio, lavorando con i bambini, quando facciamo gli spettacoli, i bambini, scusa, fanno così. La differenza fra quelli di prima, cioè se noi riusciamo negli anni a portarli, fra quelli di prima elementare che ti dicono appunto no, sei in una barca finta, quelli di quinta già non credono. E no, è certo. Perché c'è l'educazione a vedere qualcosa che non è... Certo. E la bellezza, cioè, anche questa. È questa, ma questo patto che si chiama proprio sospensione di credibilità. Cioè, voi credete a quello che noi vi diciamo. A meno che non abbiate la broncopolmonite. No, vabbè, e vabbè, l'altra sera c'è stata una signora che la volevamo uccidere. Ha tossito tutta la sera. No, ma non è che ha tossito, proprio ha tirato fuori i polmoni. Io a un certo punto mi sono fermato e ho detto... Basta, ma ha fatto un attimo, ho detto basta così, naturalmente il pubblico ha riso, ma per forza non riuscivamo ad andare avanti, perché era la cosa più bella. La cosa più bella succede che quando uno c'è la tosse cominciano la caramella, ma è più piano la scarpa, è peggio. Era in un teatro a Roma, la cosa era una cosa bellissima, non mi ricordo che teatro è, però all'inizio dello spettacolo davano queste caramelle già scartate, così le persone entravano in teatro, c'è bisogno, c'è già la caramella. No, ma io infatti c'è un certo punto che gli dico le sue pasticche per il mal di testa, e volevo anche aggiungere, e lo sciroppo per la tosse, lo compra, da poi non l'ho detto, meno male, perché se no... Ringraziamo ancora Silvano Ottavia. Ah, già finito? Sì. Allora! Portiamo un omaggio da che parte bello, comune. Grazie! Grazie molto! Che bello, grazie. Beh, la prossima volta veniamo un po' prima, però, perché la voglio vedere poi. Io non ho visto niente, sono arrivata a dire che bello, che bellissimo, bellissimo. Grazie. Grazie a voi, bellissimo, va bene.